l'impegno e il reale, tra la speranza e la sofferenza. Non voglio ripetere o fare l'eco al magnifico lettore. Vedremo attraverso e ascolteremo attraverso la stessa voce di Alex le sfumature delle sue esperienze e delle sue sintesi di pensiero. Adesso mi piace invitare il chiarissimo professor Antonio Funicchio per la lettura del dispositivo del conferimento. Ricorderò che è tuttora, ancora per un mese, il professor Funicchio, direttore del Dipartimento Ionico e Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo, Società Ambiente e Cultura. Già questa tale immaginaria ci mette in un labirinto di cose e in un arcobaleno di colori che accendono la curiosità. La curiosità credo che sia già in una certa misura soddisfatta dalla lettura del discorso. Prego. Grazie. Padre Zanotelli, per essere qui, grazie al magnifico lettore che con lui, senatori accademici, consigli di amministrazione, autorità militari, civili, tutti presenti. Per noi è un momento di festa, questo, perché è la prima volta che nel Polo Ionico viene attribuita una laurea honoris causa. Il Polo Universitario Ionico esiste ormai da tempo, è una realtà consolidata del nostro ateneo. E che grazie all'impegno del maestro professore Petrocelli e di tutti i colleghi che sono qui presenti in quest'aula che hanno contribuito, penso al presidente Abra, ai colleghi di tante discipline che sono qui presenti, hanno contribuito al consolidamento. Una realtà nuova, c'è cioè, a quasi 10 anni, come facoltà, da poco più di 5 anni, e da un anno poi non abbiamo mai proposto conferimento di laurea honoris causa per un pudore nei confronti di uno strumento che è anche un riconoscimento accademico, ma soprattutto perché abbiamo ritenuto di attribuire lauree a politici o a esponenti diciamo, più o meno del mondo produttivo del sistema anche economico. Abbiamo voluto proporre questa laurea a Paolo Zanotelli, che è una figura straordinaria, perché ha saputo coniugare umanità, sensibilità, rispetto, attenzione per il ambiente, attenzione per l'ambiente, attenzione per coloro di quali non ci ritroviamo. Ha saputo, come dice Papa Francesco nel suo libro, aprire la mente al cuore. Questo è il nostro messaggio, questa è un'aula universitaria, è la nostra aula, qui celebriamo lezioni, conferenze, sentiamo anche lauree, perché qui è la nostra sala delle lauree. Quindi luogo in cui la cultura, il tempo scientifico trova in qualche modo un riconoscimento, però avvicinarsi alla cultura, la scelta attraverso il cuore, è un percorso che noi vogliamo percorrere fino in fondo. Prima il magnifico Vettore Petrocelli ha ricordato l'impegno sociale e civile del nostro ateneo attraverso le tante attività solidaristiche che sono state avviate, attraverso anche la valorizzazione dei componenti di impegno sociale. Su Taranto tutto questo ha un significato ulteriore. L'Università di Taranto ha fatto veramente tanti nuovi del mondo. A Taranto c'è qualcosa in più, l'esigenza di salvaguardare i bimbi delle madri, che hanno intitolato un'ala ai bambini marinati, di pensare a coloro che oggi lavorano su questo territorio, che magari vedono ovviamente a rischio il proprio luogo di lavoro, la propria salute, perché è esposta anche a inquinamento e a fattori anche attraverso la dosi, e soprattutto i più giovani, perché una laurea di scarpa è un esempio. E noi abbiamo voluto attribuirla a padre Alessandro Giorgio, perché incarna valori ed esprime anche un esempio per noi virtuoso.
Le aule della nostra sede sono intitolate a valori e qui la nostra la valore che si chiama Alessandro Zanattieri è il tuo valore, questo è il senso. Ora leggerò la motivazione che è ampia perché questa è la lettera che ho cercato di sintetizzare, però vorrei appunto esprimere attraverso queste battute iniziali il senso di un argomento per me solo c'è un latino, ma è una questione di grande significato sociale specifico. Allora, leggo la motivazione. Secondo l'articolo 169 di Bologna, la giurisprudenza, mi perdonerete se cito norme e articoli, la legge del 1592 del 1933, la laurea honoris causa può essere conferita soltanto a persone che per opere compiute, per pubblicazioni fatte, siano venute in meritata fama di singolare perizia nelle discipline della facoltà o della scuola in cui è concessa. Il Ministero dell'Università nel 2006, con un atto di indirizzo, ha invitato gli atenei ad essere parte della concessione di questa laurea. Come dicevo, non rispettiamo il programma di la prima laurea, che noi proponiamo che è stata anche dal Ministero approvata. Nonostante appunto questo sempre stretto a cui sono ispirate anche da parte delle università italiane, abbiamo voluto formulare questa proposta nella convinzione di appunto credere, vivere e lavorare affermando i valori etici e di farlo congiuntamente alla promozione di una cultura che nel nostro caso è giuridica, trattandosi di corsi della giuria, ma che riguarda evidentemente anche altri ambiti del sapere. Perché a parte Zanotelli? A parte Zanotelli, Alex Perdanice, ci consideriamo tali, è un religioso italiano che fa parte dell'ordine missionario dei Gregoriani e ha sempre ispirato la propria esistenza a valori di solidarietà tra persone, popoli, della pace, della giustizia sociale e del rispetto della tutela dell'ambiente. Ha guardato più deboli, le vite da scatto prodotte da uno sviluppo iniquo e distorto dell'economia globale, che non possono essere destinatari anche solo e soltanto di atti caritativi, ma che devono costituire il motore per un processo di sviluppo che sappia rimuovere le diseguaglianze e comunque produrre crescita per il futuro nel rispetto delle generazioni del domani e dell'ambiente che noi a loro affidiamo. La vita di padre Zanattieri è l'esempio che vogliamo trasmettere ai nostri giovani, impegnato per le missioni, perché pochi minuti fa con il vescovo di Taranto abbiamo proprio ricordato questi momenti della missione che il vescovo è stato per lunghi anni in missione in Brasile. Tutti dovremmo vivere un'esperienza di missione, così ci ha detto il coloro che abbiamo avuto poco fa, ricordandoci di dare il saluto a tutti. Sedersi dove la gente si siede, ascoltare, immergersi nei drammi quotidiani dell'ingiustizia, della malattia, dell'emarginazione, questo è il messaggio forte che Padre Zanattieri ci ha affidato e vorremmo anche in questa sede riaffermare. In conclusione, il concreto operare di Padre Zanattieri, unitamente alla sua testimonianza, racchiude un'ampia raccolta di scritti, sono quasi un centinaio, ci consegna una figura dall'alto valore culturale umano, senza dubbio meritevole dell'onorificenza che questa università ha intendo attribuire. In particolare, il conferimento della laurea honoris causa di giurisprudenza esprime l'apprezzamento tangibile verso l'impegno profuso in favore dei diritti umani, della giustizia, della libertà e dell'ambiente. La nostra decisione di laurea rilancia un'idea forte del giurisperito, quale figura capace di interrogarsi sul senso profondo della missione che è andata a compiere nella società, in una stagione culturale in cui ripresa con decisione la spinta a guardare il diritto da ogni riferimento valoriale, a farne pura tecnica, procedura, meccanismo asettico al servizio di qualsiasi decisione, nella totale differenza dei fini. Nella sua missione di civiltà, il diritto è chiamato a governare,
a valorizzare i beni primari della persona, della sua dimensione sociale e ambientale, prima di venire mercantiliste e funzionaliste. In questo senso l'opera di Zanotelli si è sempre mossa nella direzione della tutela della persona, dell'ambiente, della dignità e della solidarietà, diritti fondamentali riconosciuti ormai dall'Unione Europea e che ha recepito nel proprio interno la Carta di Nizza. Grazie. Impegnandosi in una valutazione particolarmente scrupolosa dei suoi requisiti.
Come vedete, noi non abbiamo scelto un VIP da copertina. Padre Zanotelli non ci porta nessun genere di sponsorizzazione, di ritorno commerciale, di merchandising accademico. Dietro Alex Zanotelli ci sono la sua storia e il suo esempio di vita. Vorrei provare a spiegare perché entrambi soddisfano ampiamente i requisiti citati e i requisiti richiesti dalla normativa del 33 con quel suo riguardo ormai così antico. Ebbene, nella vita di padre Zanotelli rintracciamo con tutta evidenza numerose opere e pubblicazioni che gli attribuiscono meritata fama di singolare perizia nella disciplina del diritto. Per legittimare tale affermazione dobbiamo tracciare un profilo del nostro laureando. Chi è Alessandro Zanotelli? Cominciare col dire che egli è una persona assolutamente irragionevole. Uso questa espressione nel senso inteso da George Bernard Shaw, quando affermava che le persone ragionevoli adattano se stesse al mondo, quelle irragionevoli persistono nel voler adattare il mondo a se stesse, voleva dire ovviamente ai propri ideali e valori, non ai propri sfocati capricci. E concludeva dicendo che proprio per questo tutti i progressi dipendono da persone irragionevoli. Padre Zanotelli ha trascorso un'intera vita da persone irragionevoli. Egli non ha mai voluto adattarsi al mondo così com'è. Ha sempre voluto contribuire a cambiarlo. E ha provato a farlo anzitutto nella sua qualità di missionario, che mi permetto di collocare in cima al suo curriculum vitae. Non a caso il giornalista Candido Cannavacciuolo ha definito uno dei missionari più famosi del mondo in un recente volume per i tipi della Rizzoli, con prefazione di Gian Antonio Stella, dal titolo Pretacci, storie di uomini che portano il Vangelo sul marciapiede. Questo nostro pretaccio irragionevole ha praticato un'idea di missione ben chiara che si riassume nella formula sedersi dove la gente si siede e lasciare che Dio avvenga. Egli non ha preso in parrocchia gente da catechizzare. Non ha proclamato il Vangelo nel terzo mondo sotto forma di mera esportazione di culture, di liturgie, di teologie, insomma di quello che egli chiama l'imperialismo religioso. Padre Zanotelli ha testimoniato la gente, contaminandosi nell'altro, aprendosi alle differenze e mettendosi a fianco e non di fronte alla gente che incontrava. Si è seduto con loro lì, nella polvere, nel fango e nei rifiuti, e la gente che incontrava è sempre stata quella che occupa la lunga fila degli ultimi, dei crocifissi della storia. Più che battezzare, ha cercato il battesimo a lui, come egli dice con una straordinaria espressione, è stato battezzato nel mondo. Dopo aver terminato i suoi studi di teologia a Cincinnati, negli Stati Uniti, fu proprio il contatto con i poveri, in una delle prime missioni in Sudan, a forgiare questa idea di missione, aiutandolo a scoprire che un simile scenario poteva diventare il luogo ideale per un cammino di profondo dialogo spirituale e al contempo di impegno civile, politico, etico e umano. I valori che hanno ispirato il suo impegno, come ho sentito, sono la solidarietà tra le persone, i poveri, la pace, la difesa dell'ambiente, la giustizia sociale. Insomma, la fede, secondo Padre Zanotelli, non è questione confinabile nel foro interno dell'anima. Essa fuoriesce dalla dimensione spirituale e si incarna in quel forte desiderio di trasformazione dell'esistente nella dimensione della non violenza attiva. E proprio perché una persona irragionevole, Zanotelli si mette un secondo aggettivo. Direi che è una persona sconda, anzi un vero rompiscatole. Ho accennato la missione in Sudan. Ebbene, quell'esperienza costò a padre Zanotelli il ritiro del passaporto e l'espulsione da quella nazione da parte di un potere corrotto e dispotico che nel cacciarlo via lo definì un pericolo alla pubblica sicurezza. Fu poi la sua esperienza come direttore di Migrizia, la rivista dei condoniani,
a scavare una profonda ferita nella sua esistenza. In un editoriale dal titolo Il volto italiano della fame africana, egli ebbe il coraggio di attaccare pubblicamente una certa politica estera dei paesi più ricchi ed anche dell'Italia, denunciando il sistema della cooperazione, foriero di corruzione, sprechi e persino di indiretto sostegno all'esportazione delle armi nel terzo mondo, contribuendo così ad avviare note inchieste giudiziarie che sfossero il sistema politico dell'epoca. Quell'editoriale mi ha cambiato la vita di Razzano Penne vent'anni dopo. Caro Alex, qui siamo in un'università pubblica e per questo non ci giuriamo nulla, quindi siamo liberi di lamentare che anche alcuni ambienti ecclesiastici vogliono che ottennero la tua rimozione come direttore di Migrizia, accusandoti di fare politica. Penso ad uno scontro con il cardinale Josef Tompo di Propaganda Fide, il quale arrivò a impartirti una munizione formale al termine di un colloquio nel quale si ricordò che nella gerarchia del potere religioso dopo di lui c'era il Papa e poi solo tu. Saltando a ritorniamo a Padre Zanotelli in Kenya e precisamente a Korogwe, una delle baraccopoli di Nairobi, dove il nostro missionario trascorse circa 13 anni vivendo negli inferi delle baracche e delle discariche. Quello è uno dei luoghi dove l'umanità sprofonda nell'abisso del degrado assoluto, dove sembra concentrarsi tutta la sofferenza del mondo, insomma un angolo d'inferno, o come dice Zanotelli, un sotterraneo della vita e della storia. L'atrocità delle sofferenze che lo circondavano non misero in crisi la lucidità di padre Zanotelli nell'indagarne e denunciarne le cause, in ultima analisi riconducibili alla tendenza di ogni società umana a strutturarsi finora nella diseguaglianza. Nel fango di quella baraccopoli, Zanotelli ha costruito un legame indissolubile tra fede e impegno civile, nella consapevolezza che i poveri della terra, quelle vite di scarto prodotte da uno sviluppo iniquo e distorto dell'economia globale, hanno un corpo, non sono numeri e statistiche e non possono rimanere semplice oggetto di carità. Alex ci ha spiegato, sono sue parole, che annunciare la parola e scardinare il sistema sono tutt'uno. Più che predicare, padre Zanotelli ha agito tra le sue azioni. Pensiamo ad esempio alla costituzione della rete LIL, con cui si iniziano assieme varie espressioni della società civile organizzata. Il nome ricorda la nota parola di Gulliver, il gigante, simbolo dell'Inghilterra che dominava il pianeta, che proprio i piccoli e lilliputiani riescono a neutralizzare, legandolo nel sonno. Una grande iniziativa di Lilliput fu la vittoriosa campagna di sensibilizzazione e di boicottaggio contro le pratiche di una nota multinazionale, la Del Monte, proprietaria della piantagione di ananas in Kenya, che fu costretta dal clamore di quell'iniziativa a rivedere le condizioni di sfruttamento del lavoro e della terra, sino a quel momento praticate, a danno della comunità locale e della salubrità dei prodotti. Le pratiche di resistenza che Zanotelli, Gesualdi e altri ascrivono alla logica del consumo critico, del commercio equo e del risparmio responsabile, ci dicono che solo nella società organizzata si possono trovare possibili risposte alla pazzia di ogni altro canale politico, a cominciare dall'impoverimento culturale, etico e umano dei partiti. Anche noi giuristi abbiamo molto da imparare. Nella nostra prospettiva, la tutela del cittadino consumatore si gioca tutta sul terreno della conoscenza, quale presupposto per un consenso informato e consapevole al momento dell'acquisto, in un'economia che assorbe voracemente il tempo della negoziazione. Ma un simile approccio non intacca la logica dell'individualismo di massa che permea la società dei consumi. Nell'esaltare l'autoresponsabilità, la pienezza della scelta, il calcolo razionale delle convenienze, esso propone al massimo un modello di individualismo che potremmo definire responsabile. Fatti furbo, leggi bene, non fatti ingannare. In parole molto povere, questo è il messaggio veicolato dal proponente normativo. Ciò che finora è
persino agli occhi delle stesse associazioni dei consumatori, così tanto concentrate sul terreno della tutela giudiziaria, punti a volte determinante nel modificare i comportamenti dei colossi imprenditoriali, e la straordinaria potenzialità insita nella dimensione della creazione. Mi riferisco allo sforzo ancora tutto da compiere di concepire i consumatori come gruppo organizzato e non più come massa morta e irrelata di singoli individui, tutti liberi, soli e sovrani di fronte al catalogo delle merci. Apparentemente la qualità di consumatore è una maschera che si indossa nell'attimo fugace della negoziazione, ma solo perché non è accompagnata dalla consapevolezza di poter agire in gruppo e come gruppo, un gruppo che può decidere di orientare collettivamente, ci ha insegnato Alex, l'esercizio di un piccolo potere da prendere sul serio, come lo ha definito Langer, uno dei pionieri del consumo critico. Sto parlando ovviamente del potere di chi spende e della possibilità di usarlo come un'arma critica, come una scheda elettorale, ha scritto Julio Petipe. In quella piccola ma straordinaria vicenda delle piantagioni del monte, la protesta delle comunità locali in Kenya, guidata da Alex, si fuse con le pratiche di boicottaggio qui in Italia, lotta allo sfruttamento dei lavoratori indigeni e tutela della qualità dei prodotti e dell'ambiente si concentrarono in un'azione comune, lavoro, consumo ed ecosistema, trovarono un condiviso terreno di lotta, anziché contrapporsi e lacerarsi in un altro. Una piccola rete sociale si organizza da adesso, superando barriere e confini. Se ci pensiamo, quella fu una vittoria della società organizzata che sente dire no all'uomo del monte attraverso una rete di figli di rifugiati che superò l'impotenza delle istituzioni nazionali. Sappiamo bene che per i pubblici poteri la risposta più comoda è guardare dall'altra parte, rassegnarsi alle dure e ineluttabili leggi della competizione globale, innanzi alle quali ciascuno sembra dire che colpa ne ho se il capitale è un zingaro e va. Gli stessi lavoratori e i loro movimenti organizzati appaiono impotenti, non riuscendo a estendere la loro azione al di fuori dei tradizionali confini, verso la produzione di standard di tutela sovranazionale. Semmai il ricatto dell'exit è assunto come giustificazione dell'allentamento di piccoli nel mercato interno. Oggi, non solo in Italia, nella morfologia del conflitto sociale postmoderno si consuma un paradosso inedito. Vediamo di fronte dei lavoratori lasciato solo a difendere l'impresa dal rischio di una sbagliata lavorazione attraverso le varie vie di fuga alimentare della capitalismo finanziario, di cui la politica sempre più spesso si rende ancella, umile e devota, per riprendere parole dello stesso Alex Zanotelli. L'interlocutore non è più la tenda del lavoro, ma un luogo remoto in cui si prendono decisioni opache, di cui nessuno sembra portare la responsabilità e che non si espongono a nessun contropotere collettivo. Il Novecento è stato anche il secolo di masse organizzate che sfidavano unite e impetuose, come nel quadro di Pezza da Volpeto. Oggi, in questo nostro secolo, osserviamo sparuti rappelli di lavoratori sui tetti, sui tralicci, insomma lì in alto, dove esisti ed esci transitoriamente dalla tua condizione di solitudine, solo perché e finché si accende su di te il clamore dell'odio mediatico. Tanto altro tempo servirebbe per continuare a scrivere le battaglie di Zanotelli. Ad esempio, vorrei ricordare che sempre a Corrocio, Alex alimentò la lotta per la distribuzione della terra come asse portante del processo di riforma costituzionale in atto in quegli anni, proprio in Kenya. Si tratta di vicende incredibili che Zanotelli racconta efficacemente nei suoi libri e che lo vedo impegnato a fianco di Baraccati con una straordinaria lucidità e competenza anche giuridica nella costruzione di regole e strategie di azione. Andarono a pettinarlo e a minacciarlo. Stare attento, in Kenya la terra scotta, gli dissero, e Alex lo sapeva, ma sapeva anche, come rispose ad un poliziotto che lo affrontò a un soluto, che la fede non serve solo a pregare o a cantare alleluia. Da tempo Zanotelli è tornato in Italia, dove non ha smesso di far sentire la sua voce contro tutte le ingiustizie del nostro tempo. Egli ha scelto di vivere un anno nel difficile contesto del rinnovo di sanità,
dove è subito diventato un autorevole punto di riferimento per coloro che credono nel riscatto dal degrado. Non ha mancato di intervenire sui temi centrali, con il finanziamento delle spese militari, la difesa dei beni comuni, in primis l'acqua, la gestione dei rifiuti, le condizioni di vita dei centri temporanei, le battaglie per la salute qui a Taranto. E continua ogni giorno a lavorare sul tessuto sociale, costruendo quella che è stata definita la rete sanità, un reticolo di iniziative di volontariato potesse aiutare a dignità alle persone, ad ascoltare i loro bisogni, ad allontanare i più giovani dalla sirena del denaro facile promesso dalle mani sporche della mano. Quest'estate era in Calabria, in un campo di lavoro gestito da una cooperativa sociale che si occupa di disagio psichico, fisico e sociale. Con i volontari e una cinquantina di persone con fattrici di handicap ha vissuto un'esperienza intensa fatta di coltivazione della terra, corsi di formazione e di teatro, in piena armonia, con gioia e nel rispetto della dignità di ciascuno, come ha scritto lo stesso Alex nell'ultimo numero di Nigrizia. Questo è molto in breve che parla del saluto della teglia. L'ho definito irragionevole, scomodo e rompiscatole. E adesso, pescando nel più classico dei luoghi comuni, aggiungo che padre Zanotelli è un uomo di parte. Glielo avranno detto tante volte. E credo che questo per lui non sia un rimprovero ma un complimento. Definirlo di parte, pensando di offenderlo, significa non conoscerlo. Dio è di parte, scrive Zanotelli. Ed aggiunge, Dio non è neutrale, è profondamente schierato dalla parte degli oppressi. E qui Alex indica il riferimento biblico a Dio che attraverso Mosè cammina con un clan di schiavi sfruttati dall'impero faraonico, liberati perché diventino una comunità alternativa a quel regime, una comunità fondata sull'economia di uguaglianza. Questo è il sogno di Dio, secondo Zanotelli, e questo è il Dio che ogni sogna. A questo punto appare evidente come il concreto operare di padre Zanotelli in America alla sua testimonianza racchiusa in un ampio pregevole raccolta di scritti ci consegni una persona dall'alto valore culturale umano senza dubbio e non efficienza che intendiamo oggi attribuirgli. Il conferimento della laurea non riscalza in giurisprudenza esprime, diceva il professor Ricci, l'apprezzamento tangibile verso l'impegno profuso da Zanotelli in favore dei diritti fondamentali, della legalità e della giustizia sociale, come strumento di riscatto e di emancipazione dei più deboli e degli oppressi. La nostra decisione, dice l'autore, rilancia quindi la forte del mio spirito, quale figura capace di interrogarsi sul senso profondo della sua missione, di quella missione che chiamano a compiere nella società e in una stagione culturale in cui è ripresa con forza la spinta a svuotare il diritto di ogni riferimento a farne pura tecnica procedurale al servizio di qualsiasi decisione, nella totale indifferenza dei fini. È indispensabile aprire gli occhi e comprendere che è proprio la radice tecno-economica della globalizzazione a chiedere al diritto e ai sovietici di ripiegare nell'attenzione della pura procedura che rappresenta l'anticamera dell'inclusivismo giuridico ormai giunto alle nostre porte. Tutto può scorrere, ha scritto Natale Mirti, entro i nomodotti, questi canali aperti e vuoti che piegano ogni contenuto al loro formalismo produttivo, il nichilismo e il male del giorno. Perché soffoca il bisogno umano di senso nell'indifferenza contenutistica, nel calcolo procedurale con cui la dimensione del mercato sta contaminando la dimensione della democrazia. Oggi è quanto mai urgente. Impegno di Alex, se lo ricorda, convocare il diritto alla sua missione di civiltà, chiamandolo a governare e valorizzare il bene primario della persona nella sua dimensione sociale, e per questo aggiungere la argine rispetto alla deriva mercantilista e funzionalista dell'agire umano. È sempre attuale la distinzione kantiana tra ciò che ha un prezzo e ciò che ha una dignità. Nella fondazione della metafisica dei costumi, Kant scriveva che ciò che ha un prezzo può essere sostituito con qualcos'altro come equivalente. Ciò che invece non ha prezzo e dunque non ammette alcun equivalente ha una dignità. Ebbene, l'impegno sociale di Zanotelli e di altri come lui è un severo monito ad assumere la dignità della persona come fine ultimo di ogni costruzione giuridica. La sua azione è
è stata protesa a contribuire alla costruzione di una rete comunitaria che dal basso fosse in grado di costruire i fili di una socialità diffusa, come occasione di riscatto dall'oppressione dell'impero economico-finanziario che sta condannando una parte cospicua dell'umanità a precipitare nelle discariche del benessere. Noi alleviamo i nostri studenti a pane e diritti, ma non sempre li aiutiamo a comprendere l'uso ideologico che si cela dietro una certa retorica dei diritti. Pensiamo al nesso che sussiste tra globalizzazione economica e universalismo giuridico, giacché l'attore del mercato globale e il riferimento dell'universalismo dei diritti umani è sempre l'individuo, non la persona, direbbe Zambelli, nella sua singolarità senza ricambi. Paradossalmente, i diritti umani diventano uno strumento di destabilizzazione del mondo quando sono invocati, quante volte ci hai ricordato, a sostegno di quegli interventi umanitari i quali trattano la democrazia come una merce che si esporta e si impone, finendo così per eccitare il movimento oscuro delle diversità offese. Esiste insomma una interpretazione fondamentalista dei diritti umani, come ci ha spiegato uno studioso del campo di Alessio, ossia una lettura di quei diritti come fossero l'oggetto di un decalogo rivelato dalla storia soltanto alle società sviluppate attraverso la luce della libertà di mercato, vero incubatore di ogni forma di civiltà. E proprio sul terreno economico, la globalità del mercato, nell'atto stesso di schiacciare le differenze, di ridurre all'uniforme funzionalità, suscita due risposte perfettamente speculari. Da un lato, l'omologazione atipica di forme in coda per forzare l'uscio ed entrare nel paradiso dei consumatori. Dall'altro, il risentimento degli esclusi, che attinge agli impulsi dell'identità per tracciare confini ed evocare radici. Ormai da tempo la bussola con cui il pensiero occidentale si è storicamente orientato dà segnali di confusione e di incertezza. L'arco di quella bussola doveva indicare la direzione della libertà, vero nucleo della modernità politica costruita sulla figura dell'individuo libero, centro di gravitazione in tutte le categorie politiche ed economiche. La politica era il frutto delle deliberazioni dei uomini liberi, mentre il campo economico e il mercato era il luogo di incontro dei uomini liberi che massimizzano il proprio interesse individuale nello scambio di merci, nel traffico tra i vari ego, quale sublimazione del comportamento razionale. Anche sul piano culturale, tutti i saperi e tutte le narrazioni del mondo erano il risultato della razionalità dell'umanità. Oggi con quella bussola non sempre riusciamo a leggere il mondo. Penso proprio ai temi e alle riflessioni di padre Anzio Primavera. Per esempio quella vicenda delle primavere arabe ci insegna che dobbiamo smetterla di comportarci come davanti a un film western, dove ci ha insegnato sin da piccoli a tifare per i buoni, per i nostri. In Libia, in Egitto, in Siria, chi sono i buoni, chi sono i nostri? Anche all'interno delle nostre società opulente, la prospettiva dei diritti rischia di piegarsi ad un uso retorico ideologico che dobbiamo smascherare. Qui nella nostra parte del mondo abbiamo ubriacato la libertà di limiti, di parametri e di bandiere, ma non ci siamo accorti che nel frattempo si facevano sempre più sofisticati e sfuggenti i circuiti del dominio. Qualcuno ha scritto che i diritti non si tutelano, si costruiscono. L'effettività sociale dovrebbe anticipare o quantomeno accompagnare la strada affermazione giuridica. Oggi sembra tutto accadere il contrario. È in corso un imponente processo di giurisdizionalizzazione, se volete, di proceduralizzazione dei conflitti. La strategia dei diritti tende ad annullare la dimensione sociale e a ridurre ogni ipotesi di conflittualità nella dimensione individualista del singolo che protesta e si vuole aggiornare. Tutti noi invochiamo diritti nell'anima condizione di contribuenti, consumatori, donne, bambini, malati, anziani. Magari non paghiamo le tasse o non andiamo a votare, ma siamo sempre pronti a indignarci e a reclamare per un giorno frustrato. I sentimenti di ingiustizia ci insegnano, anziché orientarli in una critica consapevole nei confronti della sempre più crescente diseguaglianza sociale, vengono trasformati in una
miriade di lagnanze individuali che resistono alla creazione collettiva. Al massimo essi si stringono in gruppo, ma solo gli sporadi pezzi di rabbia, impuri di rancore sociale che scavalcano le trincee del disagio e ne scontrano in una breve opera di sicurezza, come la rivolta delle bandiere o quella dei ghetti nelle metropoli americane, immancabilmente finite in assalti ai templi del superfluo, ai simboli del consumismo negato. Cessata la sporca distruttiva, tutto torna come prima. Chi ha avuto tutto e chi non ha, continuerà ad avere. Insomma, non è certo quella la voce con cui la società civile può trovare ascolto, ed è invece questa la ragione per la quale, senza il contributo della società civile organizzata, quella che il Papa Giovanni ha radicato il proprio impegno quotidiano, non ci sarà, si lo dice in questa, non ci sarà carta dei diritti o inchiesta giudiziaria che potrà da sola farsi motore di un nuovo ordine sociale. Questioni epocali, come la sanità pubblica, la bioetica, l'ambiente, la sicurezza, non possono essere affidati in appalto alle leggi o alla magistratura, come se non riguardassero i gesti concreti di ciascuno di noi nella vita di ogni giorno, a trarre cosa non tenere perché stanno provando ad avere voce, a costruire reti tra movimenti, associazioni, singoli sul terreno delle questioni drammatiche della salute e del lavoro, tante volte evocate da Alex, proprio per me. E anche l'università e la scuola hanno un ruolo determinante in questo processo. Non possono limitarsi alla mera erogazione di competenze tecniche, ma devono tornare ad essere fabbriche di socialità, luoghi di costruzione di una società migliore, perché fondata su virtute e conoscenza. Mi avvio alle conclusioni. L'esperienza di Alex Donatelli ci riporta a gran voce che la via giunta dalla individualizzazione dei legami sociali e dalla emancipazione della vita ruota attorno ad un forte rilancio del valore e della pratica della solidarietà, intesa come riaffermazione di un legame sociale che prescinde dall'utile coinvolto nella relazione di scambio. La solidarietà è l'antitesi del calcolo, anzi è la manifestazione dell'incalcolabile e quindi è la riaffermazione del primato dell'umano. Calcolare non equivale a pensare, ha scritto Alessio e ha aggiunto che la razionalizzazione tramite il calcolo che ha generato il capitalismo diviene puro delirio quando si spinga a non considerare l'incalcolabile. Il vero della solidarietà, come freno all'utilitarismo del calcolo, si ritrova negli antichi accenti della fraternità, una dimensione soffocata dalla egemonia storica dei valori della libertà e dell'eguaglianza. Se ci pensiamo, la questione della fraternità rappresenta una vera e propria spina nel fianco della triade dell'universalismo moderno, libertà, legalità, fraternità, proprio perché pone la questione del legame, del vincolo solidaristico, che nessuna logica della pura libertà o della mera eguaglianza da sola è in grado di risolvere. Insomma, la solidarietà, intesa come equivalente contemporaneo di fraternità, non è un diritto, semmai un dovere, come si evince dalla Costituzione italiana, la quale non si limita a riconoscere i diritti inviolabili dell'uomo, ma richiede anche l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Proprio la collocazione solidaristica della nostra Carta Costituzionale è una delle principali testimonianze della profonda evoluzione compiuta rispetto al modello iniziale dello Stato di diritto che aveva legato la fraternità in una dimensione totalmente diversa. Concludo. Non darei una presentazione del vedere del pensiero di Zanotelli se non evocassi il grande tema della responsabilità e del bene individuale. Padre Zanotelli è molto lucido nel cogliere un elemento di grave debolezza di un certo marxismo sociologico, di dove quest'ultimo ascrive genericamente le mani dell'uomo e le mani della società, soffocando le responsabilità individuali nella esteriorità corale e assoluta del processo storico. Quando Alex scrive che la carriera dentro l'uomo fa parte di lui, ci vuole richiamare a riflettere sulla centralità dell'etos individuale all'interno di ogni processo di cambiamento, coniugare il personale con il sociale, è l'emblematico titolo di uno dei suoi articoli pubblicati nel libro sulle strade di Pasqua. Continuerei per ora a lavorare con i suoi scritti, ma devo necessariamente concludere. E la conclusione è questa.
Caro Alex, la tua vita appena passi ti ha condotto qui da noi. Speriamo di lasciare nelle tue tasche un altro sassolino che conserverai e porterai con te in quel cammino che ancora ti aspetta. Quando ciascuno arriva alla fine, se ha tasche da svuotare, sassolini da rimettere in fila, vuol dire che ha saputo ricambiare il dolore della vita. Ed è allora che non si possono fare, senza dover aggiungere altro, perché è quella fila di sassolini che parla anche di noi. Nel diario del giudice Rosario Duratino, vittima di mafia, c'era una frase che è stata più volte rilanciata da uno sciopero. Diceva quello sfortunato magistrato che alla fine non ci sarà chiesto se saremo stati credenti, ci sarà chiesto se saremo stati credibili. Grazie Alex per averci consentito di essere qui a testimoniare la tua credibilità. La realtà più bella quando io sono perché
Io per esempio prima non ho parlato con nessuno insieme a Gisraelis, non riesco a scrivere soltanto come notte, ma è detto prima di partire con una riflessione, di reagire a quello che io sento questa sera. Innanzitutto davvero un grazie perché non pensavo che in un'università ci si potesse sentire così a casa, tra amici, così ci si vuole bene. Davvero è un'esperienza nuovo per me e mi ringrazio, che ho sentito di avere qui degli amici, delle persone che così che hanno saputo dire delle cose che io infatti ho detto al professor Cotta di ricordarmi un po' per la relazione perché non sarei mai riuscita ad esempio nel mio possibile e quindi un grazie davvero per tutti. Secondo volevo lasciare questo volume che non ho fatto, ho fatto parte dello Schetti, che lui che ha continuato a lavorare a Cornoccio dopo di me, e questo bellissimo volume fotografico che voglio lasciare a tutti e due l'attuale presidente e quello nuovo che sta andando e a tutta la facoltà, perché possiamo instillare davvero i giovani che frequenteranno qui e che possono ascoltare i piccoli poveri e effettivamente fare qualcosa perché riescano a sfiodare questi giovani e tutti questi sono 5 anni che c'è stata questa proposta
di arrivare a questa parte. 5 anni fa sono stato insegnato a Parigi, ho detto guardate, questo è il mio atteggiamento, lo sappiamo. Però ho seguito su di sé e ho visto la serenità di questa sera. Ma se soprattutto, se voi mi date la laurea non scalza a Parigi, io accetto la laurea. Notate che a quel tempo non si parlava di miglioramento industriale, il problema era tutto sommerso 5 anni fa. Il mio scopo di cammino vuole far sì che questa laurea serva a qualcosa, a chiamare l'attenzione sul problema che per me davvero era grosso. Ci sono voluti 5 anni perché il ministero firmasse, vuol dire che sono un elemento pericoloso. 5 anni per dare la firma finale per darmi in questa area e sono contento davvero oggi di essere qui a Taranto e ascoltare di bello, davvero vorrei che non fossi io al centro. Non mi interessa parlare di personalismi, un po' questa mitologia, chissà chi. Non serve a nessuno, serve solo a disegnare lavori o azioni collettive. Quindi non guardate a me, non vorrei che davvero questa sera, in questo mio intervento, vorrei che teneste al centro. Non mi sono costretto a soddisfare la vacanza, di mio papà, come io risponderò alla vacanza, ma vorrei che ci fosse al centro gli impoveriti della storia. Non sono soltanto quelli del supermondo, ma impoveriti anche in questo momento dentro il nostro sistema, di tantissime famiglie che stanno soffrendo. E secondo, lavorando per terra. Dobbiamo davvero conteniamo perché questo è il cuore un po' di tutto. Ed è quello con cui concluderò. Oggi non possiamo più parlare di giustizia sociale se non riusciamo a coniugarla con la giustizia ambientale. È fondamentale, non c'è via. E allora, ragazzi, benissimo, io rispondo con una confessione. Dopo l'altro giorno sono un peccatore, sono un peccatore, un convertito, fra l'altro, un convertito a tre cose, tre realtà fondamentali, un convertito agli impoveriti, un convertito alla non violenza e un convertito alla madre terra. Tre conversioni, davvero io mi riconosco di essere davvero un peccatore, fa parte di questo sistema. Tra l'altro io chiedo perdono per parlare soprattutto ai giovani. Guardate ogni volta che io parlo ai giovani, dico, cito un noto teologo australiano, Paul Collins, che dice la generazione che è vissuta dalla seconda guerra mondiale ad oggi, quindi la mia generazione, sarà tra le generazioni più maledette della storia umana. Perché nessuna generazione come la mia ha mai talmente sfruttato, violentato il pianeta, la madre terra, come l'ha fatta la mia generazione. Per cui la mia non è una laudatio, è una confessione di peccato, di domande di perdono prima di tutto. E sono qui, ritornato con forza come prete e come missionario, e come credente, se volete, meglio fosse oggi con l'esperienza di sofferenza umana che ho avuto, non è facile. Qualcuno ha citato quella frase che non è mia, per favore, forse quel giorno chi era malato, un grande poeta peruviano, bellissima poesia, che mi ha voluto ricordare proprio a Coro Coccio, quando si vedono queste tante sofferenze, la domanda subito, guardate che è grande, e capisco i tanti dubbi di tante persone, per cui ecco il mio tentare di credere. In questa prospettiva
Io volevo prima di tutto, ve l'ho detto, confessare la mia conversione alla Madre Terra, che è avvenuta in questi ultimi, direi, 10 anni. Prima non ero cosciente, non ero pronto a ciò, si la sentivo tra un... Oggi comincio a capire che qui c'è qualcosa di grosso dietro. Io parlo della Madre Terra, dentro questo immenso universo. Ma dentro questa Madre Terra è nata la vita, non sappiamo, può darsi che su altri troveremo un giorno, chissà, su altri pianeti forse, ma è l'unico che conosciamo dove è scorciata la vita. Una storia, quella della Madre Terra, incredibile, io sono incredibile. Provate a pensare a cosa vuol dire parlare di un Dio che ci ha impiegato 4 miliardi e 600 milioni di anni per donarci questo stupendo pianeta. Dove dobbiamo cominciare ad aprire gli occhi, a vedere la vita. Io quando ho fatto questa riflessione, l'ho fatta oggi davanti al mare di Porto Cesare, che era uno splendido. E davvero dobbiamo cominciare a guardare le altre, sono dei miracoli ingegneristici, ogni forma, sono dei miracoli, noi cerchiamo miracoli, ma la vita è più grande di miracolo che ci sia. Dobbiamo cominciare a guardare con altri occhi, quello che noi chiamiamo la natura, che noi lo chiamiamo il creato, la Madre Terra. O noi ci convertiamo per dire a capire la bellezza che ci sta dietro, la fragilità della vita, e guardare con altri occhi, non con occhi di cuchi di già. Abbiamo usato la Madre Terra come qualcosa di lontano, a cui estrarre questa globale. Per il profitto, no, c'è un altro sguardo che dobbiamo avere, altrimenti guardate, la Madre Terra non ci sopporterà più. E oggi la divisione forse non è più neanche tra razze o culture o credenti o non credenti, ma è fra chi sfrutta la terra e chi invece dedica la propria vita davvero a far sì che questa Madre Terra, senza la quale non possiamo vivere neanche noi uomini, si salvi. Ecco la grande divisione di me in cui si spacca oggi l'umanità. Secondo, la mia seconda conversione fondamentale è stata quella che io chiamerei davvero una conversione a una nuova lettura della parola di Dio. Questo è grazie al popolo che ho soprattutto con l'appoggio, che mi hanno aiutato a leggere la Bibbia con altri occhi. Guardate che non si può leggere un testo biblico leggere un testo del Vangelo di Marco in una villa di Roma vuol dire una cosa, leggere lo stesso testo in una barca di Coraccia vuol dire tutt'altra cosa. Il contesto è altrettanto fondamentale del testo che dice. È stata questa prospettiva della lettura biblica, ma fatta dall'altra parte, ecco la lettura di parte, che lentamente mi ha fatto scoprire quello che è il cuore di questo Dio appassionato per i suoi figli. No, Dio non accetta schiavi, emarginati, gente deludita, vuole che stiamo bene. E Dio è presente in ogni movimento di liberazione, cioè liberarsi per diventare figli e vivere veramente come figli e come fratelli. E questo è il cuore, direi, il filone fondamentale che quello chiama il primo testamento, che ha preso carne poi nel volto del carpentiere di Nazareth, dove davvero la parola per il credente ha preso carne, e quel povero carpentiere è stato un uomo di parte, ha solidarizzato con le ultime della legge. Oggi gli studi sociologici hanno un'incredibile ormai ricerca a livello sociologico, economico, storico, sulla Galilea. Hosni, per esempio, dice che il 90% dei Galilei al tempo di Gesù viveva sotto la soglia della povertà assoluta, schiacciato la classe, indebitato, usura, tutto quel che volete voi. Gesù ha fatto suo in questo modo, ha dal punto che l'ha portato a portare questo periodo a Gerusalemme, nella capitale,
dove c'è il tempio, alle acque di Pergamano, che l'hanno visto effettivamente come un sovrastato, e ne sa il crocifisso. Ricordo a tutti che a Roma crocifissi erano solo schiavi e sopravvivitori contro l'impero. Gesù muore come schiavo, un vero cittadino romano, come un sopravvivitore. A quel Cristo crocifisso, quel Gesù crocifisso fuori la mura, colui che Gesù chiamava papà, il papà, gli rimane fede. Noi credenti crediamo che è il Padre. Dio è il Dio dei crocifissi, non muore il crocifissi. Vuole che torniamo ai crocifissi da quella croce. Ecco il significato della risurrezione, della vita, è il Dio della vita, è un Dio appassionato di vita di pianeta terra con tutti noi, è un Dio che ama la vita, ecco il cuore di me davvero di questa avventura che a me ha dato moltissimo, che è alla base del mio impegno. Questo vorrei che fosse molto chiaro, non sono un sociologo, non sono un economista, non sono un avvocato, anche se ho davvero lavorato con tantissimi avvocati anche a Coroccio proprio nella lotta ai poveri, che stimo, ma sono essenzialmente un credente, uno che tenta di credere e di seguire quel povero Gesù di Nazareth, che è molto difficile da seguire perché vuol dire giocarsi la vita. E in questo senso allora che capite i due passaggi che voglio fare, cioè voglio essere il credere possibile. Quello che è stato il dono per me, perché è un dono questo, una parte che era passata, diciamo la parte, non so se era degli ordini monastici stretti, che era passata con la croce manicale, la tua è una grazia che ha acquistato, è un dono, lo riconosco. Il dono che ci è stato fatto dai poveri di Coroccio. Ascoltatevi bene, dovete capire che cos'è Coroccio. Coroccio è una delle tante paracolle che ne ho, adesso ne ho più su tutti i media, mi meraviglia, ma è possibile che questi nostri giornalisti non riescano a spiegarci, perché mai siamo stati in un giornalismo che anche risalta tutto, ma spiegarci che cos'è no? Una delle città più belle al mondo, che parte Milano quando e come volete voi, con grattacieli che sono incredibili, con delle zone residenziali bellissime, posto a 2000 metri di altezza, in pieno praticamente per subentratore. Guardate, con un clima straordinario, oggi avrà dai 4 ai 5 milioni di abitanti. Su 4 milioni, vediamo, calcoliamo vecchi, indicando 4 milioni di abitanti, il 70% della popolazione è costretta a vivere nel tutto, vediamo, del 3% della terra totale della capitale. È come mettere un milione di napoletani che sono costretti a vivere, 700.000 su milioni, a vivere nel 3% della terra di Napoli. Quel 2,5% quel 3% della terra poi non appartiene a banca, non appartiene al governo, come vuol dire, spalla di fare quanto come vuole. Terzo, l'80% di quei 3 milioni di barricati, l'80% non è neanche la banca, deve pagare l'affitto in banca, non avete idea di quello che gli affitti costa. E infine tutte le barricate, facendo chi è, 700.000, ma tutte le altre sono poste, fondovate, nascoste ai caschi occhi dei turisti. Notate una di queste paracopie, non lo faccio, vuol dire confusione, quello che volevo. Ci sono voluti 2 anni, io sono arrivato e ho fatto una scelta, fatto bene a ricordare il mio scontro in Grizia, con le autorità da loro, che mi fa bene, mi hanno fatto pressione molto potente da loro, però grazie, sono stato lì sul Vaticano perché me ne andassi. Ma io ci ho mai tenuto a fare il direttore di Venezia. Ci tenevo molto perché mi sentivo un borghese, un intellettuale borghese alla fine e anche un religioso borghese, a scendere lì dove vivono i poveri.
ma per sentire tutto sulla mia parte quello che significa vivere dall'altra parte del mondo. È facile andare volte anche a lavorare qui e poi, ma camminare con loro, sentire sulla tua parte quello che significa vivere, guardate, ti cambia tutto. Ci sono voluto 2 anni prima che riuscissi ad arrivare a conoscere. Obiezioni da tutte le parti, un piano, un prato, un missionario, ma come può vivere in sequenza di viaggiare, dove non ci sono né servizi di genere, cioè servizi di genere si dimenticato, un censo ogni 30-40 famiglie, questo per via di tanti impatti, l'idea di quello che era il vivere in questi contesti. E il scendere, io sono sceso il 13 gennaio 1990 a Colombaccio e c'erano aspettando il padre con la parrocchia, la comunità di Colombaccio, c'erano un po' di persone, ma più o meno 30 insieme. Abbiamo fatto la vista durante l'Eucaristia, abbiamo detto queste capriamas, è un capriamo, vuole vivere con voi, lo volete, è la stessa. Mi sono preso anch'io, e gli ho detto una risposta a Paolo, ho detto, guardate, sono venuto oggi, è il giorno della battesima di Gesù, sono venuto perché ho bisogno del vostro battesimo. Avevo bisogno del battesimo, ho preso anche la barca, sono vissuto per 12 anni in barca, con tutto quello che questo significa. In situazioni verbali che sono assurde, ma è importante sentire. E quando tu ti senti sporco, quando tu pensi, quando gli altri ti fanno dall'alto in basso, quando a livello di chiesa tu mi sono trattato, trattano come un appestato, che cominci a capire che cosa vuol dire vivere dall'altra parte. È stato questo il battesimo. Guardate, mi sono preso anche la barca, comprato delle poche cose che fatto da mangiare, mai fatto da mangiare in famiglia, imparato un po' di valore e ho cominciato a camminare. Guardate, non avete idea di quello che significa. C'erano dei momenti, soprattutto all'inizio, ma sempre, i momenti in cui l'unica cosa che volevo fare in baracca già per sera era di spaccare la testa contro il muro della baracca e dire che tutto è assurdo. E guardate che tra voi, il nostro è molto assurdo. Provate a pensare alla barca e dovevo vedere i grattacieli che ero. A 4 km da Colombaccio quest'anno, in Italia in mano, 4 km finale di Mir in area in Tiglia, c'è un stato, la zona residenziale più tarda di Mir. 4 km, non vedete neanche voi che sono resti in Italia. In mezzo c'è un muro. Non è il muro di Berlino, è un muro secondario. È il muro che divide chi non ha da chi non ha, da chi ha da chi non ha, e questo muro è sempre più alto, sempre più impalcato. Questa è la. Non avete idea di quello che questo significa per la mia rabbia a volte, che mi domanda subito ma dove sei, come non fai ad ascoltare il grido di sofferenza. Solo, io ho messo una parte di tutto, solo 2 esempi semplicissimi. Una sera stavo pregando, avevo un angolo per pregare, sento la porta, urli, schiavazzi, punta, dove stavo pregando, non mollato. Andavo avanti per 10 minuti, non mollato, a un certo punto, mezza pregando, esco, parla, apro la porta, mi volo dentro una ragazzina, la faccia, volo proprio sul pavimento. Ritorno, non riconosco, era giovane. E dopo un anno di qua si è alzato il cocciolo, guarda, quasi mezzanotte, ma cosa fai in giro? Ubriaca Francia, voglio pregare, ma cosa pregare? Voglio pregare con te, allora lo vieni. Entra in questo ambulante per la preghiera, si ginocchia e comincia a pregare. Allora pregato per 5 minuti, come ciò, mezzo verso il mio anno, a un certo punto vedo che si alza il piede e comincia a spogliarsi. Oh, cioè, qui è un angolo per pregare, non per spogliarsi in una maniera. Alex, che esci da?
ma perché paura di mandare il mio corpo? Ma guarda, dice, guarda com'è il mio corpo. Guardate, una settimana dopo è stata presa da me praticamente almeno una decina di uomini, fiori intatta in una maniera, lei aveva preso la corsa, si è buttata in questo laghetto davanti, che si è davanti proprio a corpo, c'è una cazzata, proprio fredda, si è buttata dentro. Ci sono molti giorni prima che venisse a palla, mi ricordo quando abbiamo tirato un po' con delle fluide immerse, che ha fatto la notte vegliando su quel corpo. Sono questi i crocifissi della storia, le assurdità di questo mondo, che poi hanno davvero un aspetto che è straordinario, proprio nei momenti in cui non ci capivo più nulla, sono proprio loro che hanno dato le risposte. Ricordo una sera che hanno invitato ad andare a pregare una ragazzina, Florence, gravemente malata, AIDS, e dico, beh, certo, lei non sapeva che andava da lei. Di solito c'è sempre una piccola comunità, quella sera non c'è nessuno. E vado con due prete che erano con me, andiamo, la mamma da te. Guardate Flores, una ragazzina, forse una ragazza più bella che ho sentita. A 11 anni la mamma aveva bisogno di soldi, l'hanno fatta entrare nel giro della prostituzione. A 15 anni le dicono che era AIDS, a 17 anni è già morta. Non so. Lei è una vicina, carico, mi fa, entro, era quasi morto, non mi poteva, dico, Gianco, lei riconosce la mia voce, Alex, ma che bello, vieni, ma non aspettavo un tempo così bello, vieni, mi avvicina, scudo anche abbastanza, mi avvicina con gli altri due, e dico, guarda, se mi metti un po' per pregare, che bello, dico, guarda, non riesco neanche a vedere il tuo volto, prendi il cielo. Accendilo, lei lo accende e si illumina il volto, un volto bellissimo, adesso tutto pieno di giusto, le mani, distrugge il corpo, ma dico a Florence, Florence, prega, e comincia la preghiera, ma la preghiera della luce durava 3-4 minuti, di una bellezza, guardate sul mio letto di morte, io non riuscirò a fare la preghiera che ho ascoltato fatto da questi ragazzi, che non hanno nulla a che fare con la chiesa, ma una perché io mi credo la roba da un volto e quando finisce dico Florence, ma dimmi una cosa, ma chi è che fa per te? Nel senso che si tratta di fa Alex, molto di mamma, che sono Dio e mamma, guarda Florence, ma Florence un attimo, Florence era stata abbandonata da tutti, la sua mamma l'aveva abbandonata 2 giorni prima, stava morendo sola con un cane. Lungo le mani. Dico, Florence, posso farti una seconda domanda? Ma chi è il volto di Dio per te oggi? Guardate, queste sono le vostre messe durante 3 ore, ce le abbiamo finite. Lei a questa domanda non risponde, sprofonda in silenzio totale, le mani questo cielo che illuminava il volto. Silenzio, guardi i tuoi prete di così. Ti aspettiamo, avremmo aspettato 5, 6, 7 minuti, non finiva più. E il corso era il volto di Florence. A un certo punto vedo che il volto si riempie di un sorriso, che è un sorriso che è la fine del mondo. E mi fa, Alex, sono io il volto di Dio. Non andiamo a cercare volti, chissà dove sono questi volti. E il crocifisso. E capita allora perché l'ultimo giorno che sono uscito da l'approccio, la gente mi ha convocato, mi ha detto Alex, non esci di qui, se prima non crediamo su di te, la comunità l'aveva già salutato prima, ma questa era il momento delle piccole comunità, i pastori, delle varie chiese, che mi hanno convocato per pregare, la preghiera lunghissima, studiare, andare alla fine della preghiera, un eventuale si ginocchia, quindi si ginocchiava in mezzo a loro. Un altro degli imponenti di grani, mi sono sentito centinaia di mani, facendo sulla testa, che mi schiacciava la terra. E un ministro della chiesa di Prendente Africano che mi ha cominciato a pregare, spontaneamente, una preghiera lunghissima, l'ho detto a papà, grazie perché padre Alex ha camminato con noi, perché
camminato con noi per 12 anni. Papà, ti prego, diceva, torna a parlare sullo Spirito Santo, la gente mi spiazzata, tornerò con forza perché adesso possa tornare dalla sua tribù bianca e convertita. Guardate che se la tribù bianca non si può andare, non c'è speranza né per loro né per noi. Ecco perché la missione per me oggi è qui, e questa è la missione, ma spedire la mia gente a convertire la mia tribù bianca, che stiamo creando davvero un disastro, umiliando gli affamati e stiamo distruggendo questo pianeta. Ecco, il nome del Dio della vita, ed è in questo senso davvero che allora brevissimamente vi dico quello che è la mia fatta dai sovrani della vita della storia. Io non posso accettare, chiamo questo sistema un sistema di morte, è un sistema economico finanziario, più finanziario che economico, tra l'altro. Ma come potete uscire dalla dittatura delle banche? Ma è possibile questa finanziarizzazione dell'economia così assurda? Ma davvero ti dà pagata quella parola? Economico finanziario che permette al 20% del mondo di papparsi l'86% delle risorse di questo mondo. Siamo 7 miliardi, un miliardo si pappa questo mondo. E l'altro è questo 20% che sta creando. Quando gli altri vivranno come viviamo noi, ma chi ci parla? Ma io penso questo piano. Capite il problema? 20%, 86%. Agli altri 3 miliardi, soltanto una banda mondiale, 3 miliardi, $2.50 al giorno, per un altro miliardo, $1.25 al giorno. Sono coloro senza niente che la fanno, chiamano gli affamati, e uccidiamo ogni anno 50 milioni di persone per fame. Io non posso accettare un sistema che crea questo così profondamente, e noi cominciamo adesso a vedere le disuguaglianze. Abbiamo visto noi al sud, come il sud attaccato dallo sviluppo del nord, e come adesso questo, capite tutto, è sempre la stessa logica alla fine. Capite allora quanto è importante questo discorso? La domanda da farsi è fondamentale, ma come mai che questi miliardi di persone non si rivelano? La domanda è, avete già la risposta, ce l'aveva già Francesco d'Assisi. In cui fa oggi la ricerca storica su Francesco d'Assisi, ricerca storica, cito la Fragoni e tutti i grandi professori dicono che è famoso episodio quando Francesco si spoglia molto davanti al vescovo e dai le vesti lussuose che aveva a suo padre. Francesco, il vescovo dice: Francesco, non hai altra metà. Le parole storiche di Francesco in risposta sono queste: padre, dice al vescovo. Se io ho, devo avere le armi per difendere quello che ho. Le armi servono a difendere lo stile di vita del 20% del mondo. Guardate che l'anno scorso da Christopher dice che abbiamo speso a livello mondiale 1752 miliardi di dollari. Ma potremmo cambiare questo mondo in un paradiso per testa con 1752 miliardi di dollari. L'Italia, un paese che per niente dire noi, l'anno scorso dati simili, ha speso 26 miliardi di euro. Vi danno i soldi per l'università, per la scuola, per il terzo settore, ma è possibile. Già stanziate, già messi da parte nei bilanci per gli F35 e 41 miliardi che corrisponde alla manovra di Monti. Capite tutto? Capite allora che cosa serve? L'aveva detto il grande arcivescovo di Seattle, Hanhausen, quando ha detto che noi americani abbandonare
La bomba significherebbe abbandonare il nostro posto e privilegiato e se l'America non vuole, non solo l'America, ma tutti coloro che vivono pappando il 76% delle risorse di questo mondo, se vogliono continuare così, devono armarsi in criminalità. Capite perché Bush, il papà Bush signor, ha detto: lo stile di vita del popolo americano non è negoziabile. Allora dobbiamo fare la famiglia, l'Iraq, l'Afghanistan, le fonti, gli altri bisogni. E tutto questo è venuto, passo poi alla competenza nostra, tutto questo sistema sta pesando enormemente sull'ecosistema. Notate, il 20% del mondo, con tutte queste armi, stiamo talmente pesando su questo ecosistema, 5-10 km di aria che circondano il pianeta, che ci sta salvando. Siccome la mano di mangiare che non portare in tribunale per procurare allarme, allora io cito, è uno che mi dice ministro adesso, cito la Banca Mondiale che è o sistema. La Banca Mondiale dice che a fine secolo, sapete che razza di noi, avremo 4 gradi in più a livello mondiale. 4, già 2 saranno la crociera, 4. I paesi mediterranei 6 gradi in più, guardate che partita il sud Italia sarebbe 7. Capite verso dove stiamo andando? È pazzia collettiva la nostra. E allora capite il perché di questo cammino che ho fatto, come ho fatto per la riscoperta della parola di Dio a livello biblico, ho dovuto fare per la riscoperta della madre terra, di questo Dio della vita, appassionato di vita, come perché se vogliamo, capite allora il perché e come è basata questa mia posizione, il mio impegno a questo livello. E in questo sono arrivato da un approccio scelto di Ferranato. Non era ancora la Napoli che poi scoppiato tutto il film di mondo, ma ho capito che la Napoli è europea, sono nostri, c'è nel sud invece del nord, lo scelgo intanto, e la Napoli lo scelgo di vita nel mio sanitario, lo scelgo della scarpia, ho preferito il centro storico, ben arrivato. Notate, è quello che io volevo con voi adesso per andare a Napoli, perché mi prendo questo passaggio finale. E che a Napoli è stata stata tutta la festa che ci è stata raccontata, volevo mettere l'accento sul problema ambiente. Per me Napoli, la Campania, è oggi direi la punta dell'asta del problema mondiale che dobbiamo affrontare. Guardate che è una tragedia immensa, Napoli, in chiave ambientale. Noi siamo dentro un sistema di morte, ve lo spiego. Prima di tutto a Napoli, prima di parlare di terra di fuoco, di altro, c'è il problema dei rifiuti tossici. Dal 90 in avanti, ho fatto bene per la forza di ricordare il mio scontro, io ho parlato di armi, non sapevo una cosa, che dietro a quelle armi, fra Italia e Somalia, si nascondeva una cosa, fra il governo Sotto e il governo italiano. Perché il governo italiano dava armi, ma non spostamenti, mandava aerei carichi di liberi che arrivavano a Palermo, si scaricavano i liberi, era la testimonianza del tribunale, venivano scaricati i liberi di italiani. A Roma si firmava partito l'aereo carico di cibo, arrivava a Mogadiscio l'aereo carico di armi. Cosa c'era dietro? Il permesso che si ha fatto, il dottore della Somalia, ha dato al governo italiano, di permettere lo spezzamento dei nostri rifiuti tossici sulle coste della Somalia. Questo era il popolo che ci stava dietro. Capito anche perché io sicuramente tante cose. Io mi sono trovato adesso a Napoli in conseguenza di questo. Fallito, caduto sia qua. Cosa hanno deciso di fare? Guardate che c'è un racconto ufficiale in quale hotel si sono trovati, chi si sono trovati, per decidere l'industria del nord, la Camorra, per decidere che la Campania dovesse di nuovo spezzatore italiano per trattare i rifiuti tossici
della Titania, e anche dico di Napoli, di Napoli, ci giorni, buona parte era del nord. Notate che se l'industria del nord è stata così capace di diventare competitiva in campo europea, perché è riuscita a sbalanzarsi per i più tossici, ma che era il cuore del problema del nord, come siamo arrivati a dove arrivato l'industria. Notate, è incredibile quello che è stato scambiato in Canada. Ma di un anno, pensate, giorni fa proprio ci è stato detto dal commissario per la politica di Biase che ben Pietra e Tonda Giuliano sono praticamente non bonificati, stanno già entrando in tutte le altre le falle acquifere per poter prendere su tutta l'acqua, perché la zona dove si sta arrivando i rifiuti tossici è un problema bastante incredibile. Ricordo che i rifiuti tossici producono diossine, le diossine producono tumori e siamo qui. A questo secondo passaggio, fondamentale anche per voi, perché so quanti problemi avete, è il problema dei rifiuti solidi urbani. E qui cos'è che è successo? È scoppiato il fiume Mondo nel 2008, ma secondo me si sono contati di noi, quella è stata una crisi creata per la posta. Notate che dal 1994 fino all'anno scorso, fatti 16 anni, di che è chiamata emergenza rifiuti della Campania, retta dai commissari, eletti non da poco, ma dai governi, quindi ricordo, quattro governi di centro-destra del Sole, quattro governi di centro-sinistra, due Prodi, uno D'Alema, uno Amato. Pari sono stesse politiche, guardate che cima fino in fondo. Cosa ha deciso il commissario? I commissari oggi politici non decidono più, obbediscono alla dittatura delle banche e ai poteri forti. I poteri forti hanno detto noi ci guadagniamo di più, in cemento con il mega fiscale. Chi ha imposto la campagna? In cemento e mega fiscale. E siccome non c'era un inceneritore a costruire la terra ci sono 8 anni, costa 360 milioni. Nel frattempo cosa hanno fatto? Una catastrofe ecopaglia di Giuliano, 8 milioni di tonnellate. L'impalcatura è costata 2 miliardi di euro. Adesso ci vogliono costruire un inceneritore e l'inceneritore, ma dico, portate in galera in tribunale chi ha perpetrato un delitto e un crimine del genere. Non parlo di E a questo punto 2008 cosa succede? La grande crisi di Napoli, tutti avevamo coperti i rifiuti, fatto apposta, ma perché cosa? Per convincere tutti che l'unica soluzione sono gli inceneritori e mega fiscali. E il grande Berlusconi arriva con la forza dell'esercito italiano, ci ha schiacciato tutti così, 4 inceneritori in Campania, 12 mega fiscali. Che ragazza di situazione! E dal 2008 ad oggi non è avvenuto nulla, adesso ci ritroviamo in una crisi ancora peggiore, ma davvero, avete l'idea della situazione che stiamo vivendo in questo momento. Da qui capite che razza di problema ci sta sotto tutto questo. Vuol dire che è una critica veloce per una casa. Noi però proponiamoci un'alternativa, ma è possibile che una città che riguarda una popolazione, San Francisco, riesca ad andare al 90% di raccolta differenziata e ci vorrà. San Francisco fa soldi facendo la raccolta differenziata. Non c'è altra via. Dobbiamo esigere dai nostri comuni il 70% di raccolta differenziata. 40% è uno, deve ritornare al nostro campo, non comprate il concilio delle multinazionali. Fate non fare con i siti di compostaggio, usate quello, ma la cosa più buona e più bella che abbiamo. Sono importanti questi passaggi davvero, perché altrimenti non riusciamo davvero fuori da questo 40% punto, 30% è secco per ritornare all'industria. Poi c'è il problema che noi dobbiamo ridimensionarci. Produciamo troppi rifiuti. Dobbiamo calare il numero di rifiuti. Come vedete, in tantissime maniere noi chiediamo di produrre
tutto passa con l'imballaggio, quando vedete un prodotto che ha un imballaggio non lo si compra, ma date subito un avviso a chi lo produce, a livello industriale. Secondo, basta con la, tutte queste scorte di plastica, sono già bandite dall'Unione Europea, l'Italia che sono la terra, ma so chi è la terra, ma veramente la follia che fa. Basta con le bottiglie di plastica dell'anno minerale. L'anno scorso ne abbiamo prodotto in Italia. L'Italia che è il paese che ha l'acqua più buona al mondo, l'acqua naturale, l'acqua del rubinetto. Abbiamo prodotto 12 miliardi di bottiglie. Cioè, capite la follia totale in cui ci siamo cacciati. Ecco perché allora capite che c'è un altro problema. Noi dovremmo, io faccio parte del movimento Zero Waste, cioè non parliamo di zero, come si dice, ma riciclaggio totale. Arrivano, si dicono che si può arrivare a un riciclaggio del 95%. Quel 4-5% però si può più riciclare, diremo all'industria che vogliono producere più. Perché ricordiamoci, Dio recicla, il diavolo produce. Siamo in un sistema di amore. Ecco perché è un sistema di morte. E allora da qui, per vedere che capita subito il problema del diritto, io ho un diritto alla salute, è un diritto all'aria. Se io capite come l'aria, l'acqua, sono dei beni di energia, sono dei beni che dovete controllare localmente. Capite che forma qual è la vostra democrazia, se non riuscite a decidere sulla vostra acqua, sulla vostra aria, sulla vostra energia. Venendo qui vedo che avete disseminato questo territorio fotovoltaico, le vostre bellissime, dando le forme, dando le sottotitoli, dando le... è bello che questo avvenga, è importante, ma non darle le multinazionali, devono essere i comuni che devono essere in possesso di questa energia, sapendo a che prezzo danno i propri cittadini e poi vendono ad altri se hanno in più. Capite come diventa il protocollo? Il diritto all'acqua, il diritto all'aria, in aria sana, il diritto alla salute, lo Stato è lì per assicurare che i cittadini abbiano questi diritti di fondo, non per fare di affari di affari. Capite subito il problema. E arrivo a voi a Napoli. Ecco perché ho scelto di essere qui e ho dedicato questa rame. Questa rana che è stata data alla cittadinanza attiva a Taranto Libera, proprio perché mi sembra importante questo vostro impegno. Voi state aiutando, come stiamo aiutando noi a Napoli, guardate una notte terribile per Napoli, è molto difficile farla, ma vogliamo vincerla, proprio maltrattando la vostra comunità, da Taranto per dare una risposta importante. Per questo, guardate, io non sto qui a elencarvi, so che c'è a che fare con un disastro ambientale, sono indagate di un uomo, e non entro. Queste indagini portano soprattutto sulla politica di chi ha coperto questo inquinamento ambientale. Sarebbe importante con tutto questa sera che diamo un appoggio alla magistratura di questa città, perché complimenti tra che comunità. Gli operai, è fondamentale il lavoro, ma non possiamo continuare a parlare di lavoro e poi ammazzare la gente. Vi do un esempio: prendete, siete stati tanto, prendete la mia auto. Guardate che negli anni 60 gli industriali sapevano benissimo quello che faceva la mia auto, tutto quello che produceva. Ci sono voluti 50 anni per arrivare al processo di Torino Campo, 50 anni con quante vite. Io odio i monumenti, soprattutto i monumenti a vita, ma un monumento che mi ha profondamente colpito, quello di Monfalcone, dove costruivano le bellissime navi da crociera. Su questo monumento alle vittime dell'amianto c'è scritto sopra. Gli operai, non c'era, costruirono le stelle del mare, gli operai costruirono le stelle del mare, li trafisse la polvere. Li uccise il profitto. È un problema.
è in profitto. Lo stesso gioco che sta venendo qui ad Adamo, che sta venendo da noi due rifiuti ad Adamo, il maledetto profitto a scapito della salute, a scapito di tanta gente che piange. Io sono stanco di vedere napoletani che bestemmiano sul corpo di una ragazzina del genere che muore di leucemia. Ma cosa c'entra Dio? Andate a prendere i vostri amministratori politici, prendetevi la mattina, fatevi ragionare. Cioè diventa fondamentale. E in questo senso fate per ragionare, io mi sono dimenticato e concludo con notate quanto diventa importante questa la scelta della non violenza attiva. Io sono convertito, l'ho detto al convertito delle cose, alla non violenza attiva e al Dio della vita, che è la vita eterna, che è la vita. L'Eterno è stato la, veramente l'approfondimento di capire chi è la Gesù di Nazareth e cominciare a capire i detti. Incredibile che tanti sia venuto proprio a aiutarci a capire e a tradurre nell'oggi quei versetti di Gesù. Guardate che è una rivoluzione quella che Gesù ha scoperto, non è pacifismo, è non violenza attiva, dobbiamo affermare le nostre intelligenze, diventare scaltri, come sapete, Gesù, diventare di tutti, rifiutando la violenza per davvero trasformare sistemi di morte. Il sistema, ecco il cuore, e capite da qui allora quanto diventa importante in questo momento il coniugare la giustizia sociale con la giustizia ambientale. È la grande sfida. Dobbiamo trovare come farlo questo, altrimenti guardate, è la fine per tutti noi. E in questo momento sono grato anche che siamo stati nel vescovo, penso che la Chiesa deve ritornare. E sono grato a Papa Francesco perché sta tornando a ricordarsi di ho l'impressione che i cristiani in Italia siano dei cristiani sì, cattolici, in chiesa, dicono determinate cose fuori, vivono in tutt'altra maniera, senza cosa, non sto giudicando nessuno, proprio senza cosa, si vive in tutt'altra maniera. Ecco questa unità profonda per i credenti, ma vale per tutti, la Chiesa ha un ruolo morale, etico, per ricordare queste cose fondamentali. Ringrazio il Papa che giorni fa proprio ha detto, noi ci siamo spesi molto per l'eutanasia, per la morte, ma guarda tanta fermezza, ha detto il Papa, dobbiamo parlare di tutti questi argomenti, perché è la vita che coinvolta in tutto questo. E in questo spirito volevo concludere, siccome mi ha citato con un mosaico di pace, sono il direttore voluto da Antonio Bello, ricordare la grande figura che ha prodotto davvero questa bellissima Puglia che ci ha donato in particolare Salento nel mezzo di questi libri, un uomo così splendido come Tonino Bello. Abbiamo bisogno di questo. Io voglio finire un omaggio ripartendo proprio da questo contesto che a me ha fatto molta impressione quando riprendendo noi conosciamo molto bene. C'è un altro personaggio antinazista che conosciamo molto poco, è un testo che sto rivendo nella parte del Sudafrica, che mi sembra molto opportuno. Kachun era un pastore luterano, è stato ucciso con un cane in una notte in un campo di grano dai nazisti. Lui, parlando ai suoi pastori, ministro pastore, diceva: qual è dunque il compito del predicatore oggi? Dovrei rispondere a fede, speranza, carità. Sembra una bella risposta, ma vorrei dire piuttosto coraggio. Ma no, pure questo è abbastanza provocatorio per restituire l'intera verità. Il nostro compito oggi è la temerarietà, perché ciò di cui noi come Chiesa manchiamo non è certamente né di psicologia né di letteratura. Quello che non manca è una santa collera, una santa collera. La venerabilità che scaturisce dalla conoscenza di Dio e dell'umanità, la capacità di indignarsi quando la giustizia viaggia prostrata sulle strade e quando la menzogna furoreggia sulla faccia della terra. Una santa collera contro tutto ciò che nel mondo è ingiusto.
accolgano contro il saccheggio della terra del Signore, la distruzione del mondo di Dio, la collera perché i bambini devono morire di fame mentre le tavole dei bimbi si piegano sotto il peso del derivante, la collera perché c'è stata l'uccisione di tante persone contro la follia del militarismo, la collera contro l'indulgenza di tanti verso la Chiesa che non si avvede di poter vivere solo grazie alla verità e ignora che la nostra paura sarà la morte di noi tutti. Quello che ci è necessario è di perseguire la sua sfida e di cercare di cambiare la storia umana finché si aggiunge la conformarsi alle norme di quel sogno di Dio che abbiamo parlato prima, il sogno di un mondo alto. E ricordiamoci le parole di Calci, che diceva: i simboli della Chiesa cristiana sono sempre stati il leone, l'agnello, la colomba e il pesce, ma mai il camaleotto. E ricordate anche questo: la Chiesa è il popolo che Dio si è scelto, ma coloro che sono scelti saranno riconosciuti in base alle loro scelte. E buon lavoro a tutti voi, vi abbraccio. In nome della legge, noi professore Corrado Petrocelli, rettore dell'Università degli Studi di Bari, venuta la proposta del Consiglio della Seconda Facoltà di Giurisprudenza e l'approvazione ministeriale del 4 aprile 2013, conferiamo ad Alessandro Zanatelli la laurea honoris causa in giurisprudenza. Bravo! Grazie a voi fotografi. Non è finita, perché adesso è nostra consuetudine, quando abbiamo degli ospiti, insieme al diploma di laurea, dare anche un ricordo che è la testimonianza simbolo della nostra università con il suo faro, che vuol dire che certo noi illuminiamo. Scusate, zone... i signori fotografi devono lasciare che il pubblico partecipi. Questa invadenza ci fa piacere, ma ci disturba anche. Allora scendete dalla pedana, lasciate la misura, scendete dalla pedana, scendete.